Io partirei subito da un dato, qui in questi mesi saranno riecheggiate più volte le informazioni circa lo stato di salute ottimo della nostra filiera agroalimentare, però più un aspetto di natura socio-economica, cioè la capacità del nostro cibo, dei nostri alimenti, della nostra enogastronomia di far trasparire quella che è sostanzialmente una cultura di riferimento che sta dietro, cioè una capacità di raccontare una storia, di far trasparire un legame forte con territorio, con una comunità e con appunto una cultura. E questi vediamo sono dei fattori che sono il successo della nostra enogastronomia mondiale. Quello a cui stiamo assistendo, come racconta il mio collega Francesco Maglietta, è proprio alla capacità dell'enogastronomia italiana di diventare nuovo ambasciatore dell'Italian style nel mondo. Cioè quello che un tempo era veicolato dalla moda e dal design oggi passa attraverso il cibo. C'è una richiesta forte da parte di questi consumatori, diciamo, agiati, di questa elite planetaria, di sicurezza, qualità, ma anche di tracciabilità, la biografia, abbiamo detto, di cibi e di vini. E noi in questo siamo assolutamente all'avanguardia, cioè il nostro prodotto agroalimentare parla, racconta veramente una storia. Se facciamo 100 le esportazioni dell'agroalimentare e le esportazioni totali, al 2009 vedete che quelle agroalimentari sono cresciute in maniera coerente e costante in questi 6 anni fino a raggiungere un più 28,4%. Le esportazioni totali di cui quelle agroalimentari fanno parte invece hanno avuto una partenza più veloce, però poi si sono fermate sostanzialmente intorno al 23-24%. Quindi oggi a buon diritto possiamo dire che l'agroalimentare in qualche maniera fa da traino anche all'esportazione. Allora, tutto questo ci fa capire come il rapporto tra consumatore e cibo è sostanzialmente un rapporto legato sulla fiducia. Cioè mi devo fidare di cosa? Del cibo? Ovviamente no, mi fido di chi lo produce, mi fido di chi lo immette in commercio. E quindi tutto il discorso della qualità sulla filiera è sostanzialmente riassumibile in un discorso reputazionale che hanno i marchi e che hanno i distributori rispetto al consumatore finale. Non a caso proprio la grande distribuzione in qualche modo ha cercato la fiducia del consumatore e quindi la fidelizzazione anche al banco attraverso i cosiddetti marchi privati, cioè quei marchi per i quali il consumatore scambia il distributore per produttore, cioè il produttore dice ci metto la faccia, garantisco io per questi prodotti come se li avessi realizzati. Il secondo aspetto, non meno rilevante per noi, è l'aver imposto a tutta la filiera, a tutta la catena di fornitura, dei propri sistemi di certificazione. Perché parliamo della GDO? Beh, perché ovviamente la GDO è centrale in tutta la filiera, si pone al termine il front office del consumatore, ma questa è un'indagine che abbiamo fatto con Accredia 2 anni fa in cui risultava che il 95% delle famiglie acquistava prodotti alimentari al supermercato. Ora è chiaro che non stiamo parlando di un acquisto esclusivo, no? Poi continuano ad avere il panettiere di fiducia, il macellaio o l'ortofrutta, che è uno dei settori che invece più resiste nei mercati rionali, nei negozi di prossimità sempre più in mano a imprenditori extracomunitari che hanno una politica anche aggressiva sia dei prezzi che degli orari. Però è indubbio che la GDO è centrale, vedete il 65% di tutte le vendite dell'agroalimentare passa attraverso la grande distribuzione organizzata. Abbiamo una certificazione di sistema, la certificazione di prodotto, la certificazione di processo. Qui non mi dilungo, non abbiamo tempo, nel quaderno cerchiamo di renderne conto per ciascuna. Soltanto 2 dati, una è la certificazione di prodotto regolamentate, quelle che appunto sono regolamentate dalla comunità europea, la DOP, IGP e STG. Beh, su questi prodotti noi abbiamo un primato assoluto, guardate, sia dal punto di vista dei prodotti alimentari che per quanto riguarda i vini siamo i primi in Europa con 876 prodotti, circa un terzo dell'intera certificazione DOP, IGP e STG in Europa. Questi sono dati a giugno di quest'anno, quindi sono i più recenti. Ma l'altra è quella certificazione cosiddetta invisibile, no? Sono quelle certificazioni imposte sostanzialmente, come dicevamo prima, dalla grande distribuzione. E allora il BRSI che nasce in Inghilterra, IFS che è un po' la risposta dell'Europa centrale, Germania, Francia ed Italia, e Global Gap che sono che riguarda più da specifico i prodotti ortofrutticoli, oggi sono quelli che garantiscono questa sicurezza.